E torniamo in studio. Abbiamo visto gli ultimi due servizi del nostro telegiornale parlare del tema del momento, il tema di stagione, ovvero i saldi di fine stagione. Li abbiamo visti applicati al settore dell'enogastronomia e a quello più tradizionale o più riconosciuto, che è quello dell'abbigliamento, degli accessori e chissà, forse ce ne sono altri. Allora, per parlarne e soprattutto per approfondire anche i famosi decaloghi per non incappare nelle truffe, per imparare a muoversi in una giungla fatta di saldi, vendite promozionali, ribassi e chissà, magari anche qualche imbroglio. Allora, per fare tutto questo e parlarne con una persona preparatissima, abbiamo invitato Alessandra Lepi, che oltre ad essere una giornalista di moda e di costume, è anche docente di cultura della moda. Benvenuta e grazie, bentornata grazie nei nostri studi. La prima cosa che ti voglio chiedere è: ma i saldi sono un fenomeno della storia recente di questo Occidente che sta conoscendo la crisi? O chissà, magari esistevano anche in altri momenti storici sotto altre forme? Ma esistono, soprattutto sono segno dei tempi, perché dei tempi contemporanei proprio, perché la moda, nascono con la moda, perché la moda ha una data di scadenza, un po' come i cibi. Da quando la moda ha cominciato ad avere le collezioni, quindi con la stagione definita, autunno-inverno, con l'anno, naturalmente i capi che poi superano questa stagione vengono considerati fuori dal sistema moda. Siccome è un peccato, naturalmente, non usufruire di magari di un cappotto, di un pantalone, di un capo classico, basico del guardaroba a prezzo scontato, sono nati appunto questi saldi, che sono vantaggiosi sia per i consumatori che per le aziende e per i negozianti, soprattutto, che mai come in questi ultimi tempi li aspettano in gloria proprio. E allora evidentemente sono anche un fenomeno legato ai momenti di boom e di espansione, perché considerare un capo non più interessante perché riconducibile a una stagione anche di quella casa di moda che si chiude e con la primavera estate, con l'autunno inverno, fa pensare al momento in cui tutto era possibile. Oggi invece forse le cose sono molto cambiate. Sì, le cose sono molto cambiate. Adesso non si misura più la ricchezza con il cambio delle stagioni. Prima gli indicatori della ricchezza nella moda erano soprattutto il pregio dei capi, poi a un certo punto hanno cominciato a diventare importanti anche le quantità, quindi la stagionalità dei capi e la frequenza con cui si cambiavano gli abiti. Adesso si sta facendo un passo indietro, un po' anche per etica, perché poi sì, nel rigore ci sta anche l'evitare l'eccesso. Esatto, forse un'austerità, no? era d'obbligo, tanto più che se si sceglie bene si riesce veramente a fare l'affare, non dico del secolo, comunque l'affare dell'anno, e mettere a posto il guardaroba con i capi che assolutamente non devono mancare. È da quello che bisogna partire. Bisogna naturalmente visitare i negozi prima, osservare bene che cosa espongono i negozi e poi eventualmente tornare e individuare gli stessi capi che si sono visti. Allora, questo potrebbe essere il primo comandamento, sì. Muoversi con un po' di anticipo, sì. Sì. Fare le proprie scelte e poi casomai tenerle a mente. E tenerle a mente, segnarsene, insomma, gli shopper esperti si segnano tutto, segnano quello che manca nel guardaroba e poi vanno a coprire con questi tasselli lo stivale, il pantalone, la camicia, tutti i capi basici che non devono mancare, li vanno a coprire. E poi sentivamo nel servizio che abbiamo trasmesso prima di bisogna diffidare di chi propone sconti superiori al 50%. Perché? Perché è impossibile che un commerciante a un certo punto debba rimetterci. Si pensa che i commercianti più o meno raddoppino il prezzo rispetto a quanto hanno acquistato. Quindi se scontano al 70% c'è qualche perplessità, naturalmente sorge. Quindi naturalmente. Bisogna stare un po' attenti. Ma e poi ci sono tante leggende popolari, ovvero che nella stagione dei saldi in realtà molti negozi, magari più furbi, quelli meno onesti, vadano a ripescare i cosiddetti fondi di magazzino e li ripropongano come capi della stagione che si è appena conclusa per liberarsene. È molto frequente, questo è molto frequente, proprio per questo, torniamo al discorso precedente, bisogna attrezzarsi prima, per cui a un certo punto se vedo apparire dei pantaloni di un colore improbabile che non ho visto prima, sicuramente lì c'è sotto una
una volontà di alleggerimento del magazzino e delle scorte. E poi sentivamo sempre in questo decalogo bisogna fare attenzione a tante cose, compresa l'indicazione la merce venduta non si cambia, non è vero? Questo assolutamente non è vero, neanche nei saldi. Questo lo spacciano i commercianti per ovviamente abbreviare le pratiche di cambio dei capi, ma assolutamente non è... Tra l'altro su questo il nostro paese, correggimi se sbaglio, rispetto ad esempio agli Stati Uniti è molto indietro, perché negli Stati Uniti ci sono dei tempi molto più ampi, sì, per restituire la merce, un margine di tolleranza molto maggiore che da noi. Perché così? Non solo, anche negli Stati Uniti si può anche chiedere la restituzione del denaro. Negli Stati Uniti si vede che sono più avanti di noi, noi dovremmo prendere un po' le loro mode, siccome ne abbiamo prese tante prenderemo anche questa, proprio per velocizzare gli acquisti, a volte per vincere le remore, tanto posso cambiare. In America chiedono la restituzione del denaro in caso di ripensamento, cosa che da noi non esiste assolutamente. Tutto al più puoi cambiare il capo con un altro. Con un altro e poi sì, con un po' di resistenza da parte del commerciante. Naturalmente, allora noi adesso in qualche modo abbiamo valutato questa stagione dei saldi invernali 2013 come risposta alla grande crisi che ha colpito anche queste festività che vanno a concludersi domenica e che hanno visto un calo fortissimo, sì, della spesa, abbiamo visto almeno meno 18,8, quasi 20%, sì, insomma siamo su quantità molto alte e il piccolo budget che le famiglie ha pensato di destinare anche ai saldi è residuale, perché in realtà sicuramente sarà inferiore, però i commercianti se li aspettano, non vedono l'ora, tant'è vero che a volte ricorrono a questi espedienti, vendita promozionale, perché saldi di fine stagione non si può assolutamente scrivere prima di una data ufficiale stabilita. Decisa dalle regioni, esatto, certo. E quindi provano anche prima a fare delle promozioni, vendite promozionali, servono proprio per invogliare i consumatori ad acquistare anche prima del momento dei saldi. Poi ci si sta molto abituando a questo sistema dei saldi, tanto più che proprio in inverno cadono in un momento in cui la stagione è quella corrente, non è assolutamente la fine della stagione, l'inverno è cominciato il 21 dicembre, quindi aspettare i primi di gennaio per fare un acquisto non è grave, per cui c'è un'abitudine inveterata degli ultimi tempi, acuita dalla crisi. Poi ci sono altri mercati paralleli, tipo il fenomeno degli outlet, che allontanano un pochino i consumatori dai punti vendita tradizionali. Ormai sono delle cittadelle dello shopping, aperte a qualsiasi orario del giorno e della notte, propongono intrattenimento, ristorazione e dei prezzi scontati, a volte anche apparentemente, perché non bisogna mai dimenticare che molte aziende producono delle piccole collezioni destinate esclusivamente agli outlet, quindi... Sono si vanifica assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo è, sempre ascoltando, facendo riferimento insomma al servizio che raccoglieva l'analisi di questo fenomeno dei saldi declinato alla 2013, è che al di là della crisi che colpisce tante famiglie, però spesso possono rappresentare un'opportunità, ad esempio per il turismo che ama il Made in Italy, sì, scegliere proprio questo momento e dare una boccata di ossigeno al commercio in affanno. Sicuramente, queste sono stagioni ideali proprio per i commercianti per proporre soprattutto il Made in Italy e anche, tornando al discorso precedente degli outlet, loro si stanno bene organizzando e noi dovremmo forse prendere esempio, anche perché sono gestiti spesso da società straniere. Organizzano proprio dei tour con pullman carichi di persone straniere che investono moltissimo nel nostro Made in Italy. Quindi magari prendiamo un po' di spunto e uniamo turismo e consumi per vedere proprio di promuovere questo settore molto bello. Grazie ad Alessandra Levi per essere stata con noi e averci dato qualche indicazione in più.